Buongiorno Presidente, grazie di essere qui con noi, anche se sei un po' lontano, ci dispiace che non sei potuto venire, per certo gli impegni di governo non ti mancano, qualche cosa, ma noi comunque ecco, ti ringraziamo della tua presenza diretta. E vogliamo sapere da te qualche cosa su. Noi abbiamo cercato questa mattina di incoraggiare i nostri concittadini, i nostri corregionari, la nostra Regione Marche, incoraggiarli verso il futuro. Tu puoi darci una visione ben più ampia dell'Italia e dell'Europa. Grazie Enrico, a te la parola. Grazie moltissimo Francesco, grazie, un saluto a tutti voi, spero che mi sentiate. Mi sentite? Benissimo, allora posso partire. Grazie Francesco, grazie a tutti voi, sono anch'io molto dispiaciuto perché mi ero organizzato per venire, poi il Consiglio dei Ministri di oggi è stato più carico di provvedimenti del previsto e quindi ho dovuto presiedere fino alla fine e soprattutto appunto l'effetto di questi provvedimenti è un effetto che poi è continuato, alcune cose abbiamo dovuto aggiustarle anche dopo. Abbiamo fatto, lo posso annunciare qui a tutti voi, credo che sia molto interessante, abbiamo approvato il collegato ambiente alla legge di stabilità con molte norme, insomma le vedrete domani sui giornali, sono molto interessanti, danno opportunità molto significative. E poi abbiamo cominciato la discussione del collegato sullo sviluppo, anche lì ci sono proprio molti temi che sono legati esattamente a quello di cui state parlando, di cui avete parlato stamattina, di cui parlerete oggi pomeriggio, un collegato sviluppo importante dentro il quale ci sono alcuni crediti d'imposta per la ricerca che servono a far ripartire il nostro paese e alcune misure importanti in materia energetica, soprattutto per aiutare il sistema manifatturiero in particolare, che è quello che vive con maggiore difficoltà questo momento. Mi concentro però per dare un messaggio intanto molto puntuale sul perché siete lì. Io non ho conosciuto Aristide Merloni, ma conosco bene Francesco Merloni. L'affetto, la stima, la riconoscenza nei suoi confronti è talmente alta ed elevata che tramite lui ho potuto conoscere, imparare a conoscere la storia e quanto Aristide Merloni ha fatto per le Marche, non soltanto per le Marche. Credo che sia stata una delle più belle storie di successo del nostro paese, Francesco l'ha portata avanti e la porta avanti ancora oggi con una determinazione straordinaria. Alle volte, lo dico a tutti voi, Francesco non ascolta, alle volte mi stupisce perché mi fissa appuntamenti in giro per il mondo, dobbiamo andare in Vietnam a inaugurare una fabbrica, dobbiamo andare in Cina insieme, insomma tutte cose che a me fanno venire un po' il patema per la fatica anche fisica, che vedo invece che Francesco fa con una tranquillità e con una capacità di assorbimento che stupiscono assolutamente me stesso e tutti quelli che vedono e sanno la fatica con cui si fanno tutte queste attività, quindi per me oggi vuole essere anche un modo e un motivo per dare un ringraziamento pubblico e un grandissimo incoraggiamento a Francesco per quello che fa, ha fatto e farà nei prossimi anni per far sì che il nostro sistema imprenditoriale, la nostra manifattura abbia uno sguardo lungo sul futuro e anche quello che state facendo in questo momento, in queste ore, va esattamente in quella direzione. Entro nel merito, voglio dare due messaggi. Un primo messaggio è un messaggio che voglio concentrare rispetto al grande tema dell'Europa, perché tutte le cose di cui parliamo hanno oggi senso, soprattutto se le inseriamo dentro politiche europee. Noi abbiamo fortemente voluto che l'Europa si desse questo obiettivo di arrivare al 20% di PIL prodotto con l'industria manifatturiera e vogliamo fare dell'anno prossimo, ci saranno appuntamenti significativi e importanti, in particolare del semestre di presidenza italiana, un semestre nel quale il tema dello sviluppo industriale, dello sviluppo dell'industria
nel nostro continente e quindi di conseguenza anche nel nostro paese sia un tema e un terreno sul quale si possano avere e ottenere dei risultati importanti. Ho intenzione, abbiamo assolutamente intenzione di lavorare in quella direzione, lo faremo e lo faremo soprattutto cercando di aiutare le piccole imprese del nostro paese che vivono, hanno vissuto la globalizzazione con tanta fatica. Il tema chiave è il credito, innanzitutto. Stiamo lavorando per mettere in legge di stabilità e in provvedimenti paralleli una forte iniziativa di garanzie che riesca ad aiutare le piccole e medie imprese italiane nel reperimento di risorse e di credito che oggi è essenziale. L'Italia ha un tasso di interesse più alto purtroppo degli altri paesi, degli altri paesi europei, questo è dovuto ai problemi endemici italiani, all'instabilità, è dovuto al debito che ci trasciniamo dietro così alto, però sta scendendo e questo fatto di una discesa dei nostri tassi di interesse mi incoraggia a pensare che il futuro possa essere un futuro anche nel quale le nostre piccole e medie imprese possano avere un accesso al credito come capita negli altri paesi europei. Per adesso però la difficoltà c'è, motivo per il quale è assolutamente vitale questa iniziativa che dicevo adesso sulle garanzie che stiamo mettendo in piedi, che venga caricata molto di molte risorse e di una capacità di tiraggio molto elevata. Quindi stiamo lavorando in questa direzione perché ritengo che questo tema del credito sia probabilmente il tema oggi più delicato, più pesante. Ho citato prima il fatto che questa settimana, tra oggi e venerdì prossimo, metteremo a punto definitivamente il collegato sviluppo, dentro il quale c'è un capitolo importante che riguarda il tema dell'energia e quindi un intervento sulle bollette energetiche. E cito poi un terzo tema fondamentale per il nostro sistema imprenditoriale, perché sappiamo che uno dei motivi della scarsa competitività italiana è il tema di una debolezza del nostro Stato di diritto, di una pesantezza della burocrazia, appesantimenti burocratici che fanno spendere molto, troppo, sia soldi che tempo. Oggi abbiamo avuto le migliori notizie che potevamo aspettarci, questo tema della giustizia civile. Il nostro Paese, con le riforme fatte in questi mesi e in questi ultimi tempi, ha ottenuto un riconoscimento importante, questa classifica Doing Business, che ci fa fare un grande salto in avanti proprio sul tema sul quale siamo più indietro e sul quale siamo accusati di scarsa competitività. Il tema della giustizia civile, che invece è fondamentale, perché se non c'è una giustizia civile che funziona, le nostre imprese non sono in grado di competere, oltre al fatto che non riusciamo ad attrarre investimenti da fuori. E poi il quarto grande tema, la quarta grande questione, è quella del sistema infrastrutturale italiano, che purtroppo per molti motivi è arretrato. È un arretramento strutturale, ma negli ultimi anni i tagli alla spesa hanno reso ancora più forte questo arretramento, perché negli anni scorsi si è spostato, è stato uno degli effetti dei tagli e dell'austerità, si è spostato da spesa corrente a spesa per investimenti i tagli, e i tagli fatti sulla spesa per investimenti hanno finito pesare duramente sulla situazione, appunto, per esempio delle infrastrutture. Questa legge di stabilità per la prima volta riporta la spesa per investimenti su e la spesa corrente giù, e questa deve essere la strada sulla quale dobbiamo andare avanti. Ho citato la legge di stabilità, quindi ovviamente non posso minimamente far finta che non ci sia stata la comunicazione oggi della Commissione europea sul tema della legge di stabilità, sulla quale è stata fatta molto battage, molta discussione. Quella della Commissione europea non è una bocciatura, ma quella della Commissione europea è una posizione sulla quale io voglio esprimere alcune riflessioni, che sono riflessioni alle quali tengo molto. Nella giornata di oggi abbiamo avuto contestualmente i sindacati, le parti sociali che hanno protestato perché chiedono meno rigore, e contestualmente la Commissione europea che chiede invece più rigore. Io difendo la strada che abbiamo scelto. Abbiamo scelto una strada che secondo me è quella giusta, è una strada di una giusta tenuta dei conti nelle regole, che però non soffochi
quella ripresa che è a portata di mano. Ecco perché noi alla Commissione europea diciamo abbiamo fatto i conti giusti e la manovra funzionerà e farà stare l'Italia dentro le regole, ma più rigore, troppo rigore, fine a se stesso, finirebbe per soffocare la ripresa. Sarebbe un errore e aggiungo anche che la Commissione non ha tenuto conto, hanno probabilmente dei principi contabili che hanno voluto applicare in modo molto, così, molto rigido, la Commissione europea non ha tenuto conto del pacchetto di privatizzazioni che è pronto e che darà un effetto molto positivo sull'abbassamento del debito pubblico l'anno prossimo, oltre gli altri interventi sulla spending review, sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia e sul rientro dei capitali dall'estero sempre per l'anno prossimo. Tutti questi interventi libereranno risorse e man mano che questi interventi libereranno risorse, a partire dal tema privatizzazioni che annunceremo nei prossimi giorni nel dettaglio, in tutti i dettagli, operazione che partirà e che avrà per l'appunto un importante effetto sul debito, queste operazioni man mano che entreranno in funzioni renderanno possibile quell'utilizzo degli investimenti produttivi in deroga che oggi la Commissione dice essere legati per l'appunto a un debito troppo alto e la Commissione oggi ci mette in guardia su quello. E quindi su questo tema le risposte ci saranno e io sono tranquillo da questo punto di vista. Mi viene però da dire, rispetto a tutto questo, che la linea che abbiamo intrapreso è la linea del tenere i conti a posto, ma non vogliamo soffocare la ripresa. E aggiungo che io penso e lotto per una Unione Europea, per un'Europa che capisca che di sola austerità si muore e che una linea di sola austerità che non sia attenta invece a politiche di crescita sarà la linea che farà le prossime elezioni europee vincere in tutta Europa i vari Marine Le Pen o Farage o gli euroscettici come Grillo da noi. E credo che poi le cose non saranno più facili così. Ecco perché noi ci battiamo, ci batteremo per una linea di un'Europa che sia attenta ai conti pubblici e noi abbiamo scelto di essere attenti ai conti pubblici, di uscire dalla procedura di deficit eccessivo e di scegliere però la strada della crescita. E l'anno prossimo il nostro paese finalmente avrà il più davanti alla crescita e riusciremo a farlo con i conti in ordine, secondo la strada che abbiamo tracciato e che sono sicuro sia la strada giusta. L'altro aspetto rispetto ai concetti che citavo prima è sicuramente quello legato al tema del lavoro e qui lo cito anche perché so che le Marche, in particolare il distretto di Fabriano, ma non solo, anche tanti altri distretti importanti che ci sono nelle Marche, hanno vissuto e stanno vivendo momenti difficili sul terreno del lavoro e sul terreno della disoccupazione. Abbiamo messo in campo in questo anno 2013 molte risorse per la cassa integrazione. L'altro giorno è stato firmato il decreto, sono state erogate le risorse per ulteriori 500 milioni di euro che serviranno a dare un sollievo a quei lavoratori in cassa integrazione che non vedevano risorse da qualche mese a questa parte. Continueremo sulla strada di aiutare i lavoratori in difficoltà, ma soprattutto vogliamo lavorare a un rilancio che passi attraverso il buon utilizzo degli strumenti a disposizione. Questa è una fase nella quale viviamo uno straordinario momento di incentivazione del lavoro giovanile, questa decontribuzione totale per chi assume i giovani sotto i 30 anni, che sta dando i primi risultati. Soltanto nei primi 45 giorni di questa misura, a partire dal 1 ottobre, siamo arrivati a 15.000 nuovi giovani assunti per via di questa misura. Accanto a questo abbiamo intenzione di mettere in campo altre misure che si rivolgano non soltanto ai giovani, perché so e sappiamo benissimo che la cassa integrazione non basta per quei lavoratori che perdono il loro lavoro e non sono giovani, ma sono lavoratori che magari hanno difficoltà poi a essere ricollocati o a ricollocarsi. E accanto alla cassa integrazione metteremo in campo delle misure che servono proprio per questi lavoratori. Nella legge di stabilità ci sono alcune misure sul lavoro che voglio sottolineare, una spinta molto forte che vogliamo mettere alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
perché la precarietà è quello che ha ucciso la capacità anche di avere fiducia e la capacità di spesa delle famiglie. Il contratto a tempo indeterminato in questo invece è la via maestra, deve essere la via maestra, così come un contratto a tempo indeterminato che abbia meno cuneo fiscale addosso. L'intervento, che so essere un intervento che non ha soddisfatto né i sindacati né le imprese e gli imprenditori, perché volevano più riduzioni fiscali. Però ai sindacati e alle imprese dico oggi: guardate quanto è difficile la trattativa con i mercati e con Bruxelles, che oggi appunto dice che ci vuole ancora più rigore e ancora più rigidità. È un terreno complesso sul quale ci siamo mossi, ma un terreno sul quale io sono convinto che solo così può ripartire la crescita, di conseguenza la fiducia, e possiamo però allo stesso tempo salvaguardare i posti di lavoro, perché la cosa peggiore che può capitare è non rendersi conto che i segnali di ripresa ci sono, ma abbiamo ancora l'onda lunga negativa socialmente della crisi di questi 5 anni, perché la crisi ha avuto il picco qualche tempo fa, ma gli effetti dell'onda lunga sul piano sociale, sulle persone che perdono il lavoro, oggi sono ancora molto forti, sono pesanti, e noi dobbiamo intervenire lì e allo stesso tempo dobbiamo lavorare per far ripartire la crescita. Alcune misure le ho citate, non è questa la sede per essere più lunghi e approfonditi, e mi cheto rapidamente. Ma credo che questo segnale sia un segnale, io volevo darlo qui, molto forte, un segnale di determinazione a continuare sulla strada che a mio avviso è l'unica strada possibile, quella di tenere i conti a posto ma di non soffocare la ripresa, perché se il nostro paese, come anche il resto d'Europa, non coglie quel vento di ripresa che nel mondo c'è, il nostro paese non ce la farà. Di soli tagli e tasse non si fa crescita. E io credo invece che con fiducia e con impegno e determinazione si possano invece cogliere quei segnali di ripresa. Ci sono, siamo determinati ad andare assolutamente in quella direzione. E da qui, appunto, da questa vostra occasione, leggerò poi le cose che sono uscite dalla vostra giornata, che come sempre tutte le iniziative della Fondazione Aristide Merloni sono attente a coniugare sia il locale sia il globale, e credo, sono convinto che questo messaggio, che ci vede impegnati, fortemente impegnati sul terreno del rilancio dell'industria in Europa e dell'industria manifatturiera in particolare in Europa, in linea con tante scelte che per esempio la Commissione, quando la guidava Romano Prodi, fece, e furono quelle scelte molto importanti, perché attorno a quel periodo si fecero alcune aperture di mercato, alcune liberalizzazioni, alcune attenzioni a aspetti fondamentali che le industrie del nostro continente vivevano, che hanno consentito di tenere viva l'industria manifatturiera. Oggi però dobbiamo renderci conto che la concorrenza è così forte che è necessario assolutamente rilanciare con un'attenzione molto, molto maggiore. Io sono convinto che sia possibile, e su questo voglio terminare, perché è finito il girone d'andata, quel girone d'andata di un po' di anni fa nella quale si pensava che l'Europa, il futuro dell'Europa fosse nei servizi e nel mantenere soltanto la testa delle industrie manifatturiere, e poi tutto il resto andava fuori. È finito questo girone d'andata perché ci si è resi conto che o testa e corpo e cuore sono fortemente radicati al nostro terreno, al nostro territorio, al territorio europeo e italiano, oppure anche l'andare fuori finisce per essere sterile. Si deve andare fuori, e si vince andando fuori, se si vanno a conquistare mercati fuori, non semplicemente se si fa una delocalizzazione per poi riportare pari pari i prodotti che vengono fatti fuori tutti sul mercato interno. Si vince se si internazionalizza, e la storia appunto di Francesco Merloni è esattamente in questa direzione, la storia di tante imprese marchigiane va in questa direzione, però questo ha bisogno naturalmente di un'attenzione di sistema, che è quella che noi vogliamo mettere, un impegno che anche io personalmente mi prenderò, abbiamo messo a punto una serie di missioni di sistema in cui il sistema Italia, riprendendo un po' un lavoro che anche Romano Prodi, quando era Presidente del Consiglio, fece,
Missione di sistema vuol dire tutte le imprese italiane che si muovono insieme al governo, insieme al Presidente del Consiglio e vanno in paesi nei quali è possibile a quel punto avere un impatto, una massa critica che consenta di cogliere opportunità. Faremo così in Cina prossimamente, faremo così nel sud-est asiatico, faremo così in altre parti del mondo dove le nostre imprese sono in grado di avere una marcia in più se ci organizziamo rispetto a tutte le altre. E poi fatemi concludere e aggiungere con un riferimento a un'altra cosa che abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo riunito il Comitato per l'Expo 2015 e definitivamente approvato l'Agenda Italia Expo 2015, preso atto del fatto che con il lavoro fatto in questi ultimi mesi molti paesi importanti hanno deciso di aderire e questo è un segnale di grande fiducia. Abbiamo convinto la Gran Bretagna ad aderire, abbiamo convinto gli Stati Uniti, abbiamo convinto l'Irlanda, paesi che non era scontato. E oggi abbiamo davanti una grandissima opportunità che è quella in quest'anno e mezzo di fare di Expo 2015, questa iniziativa così forte che nacque, Romano se lo ricorderà, nell'autunno del 2006 e fu un'iniziativa che all'inizio sembrava così lontana. Oggi ci siamo e nel 2015 possiamo cogliere una grandissima opportunità per il sistema paese, per le nostre imprese, le nostre industrie, in particolare per il mondo ovviamente del food, ma credo che sia una grande occasione che sta montando e che farà dell'Italia, veramente darà all'Italia un'opportunità di farsi conoscere nel mondo su tutto ciò che di più positivo l'Italia può mettere in campo. Oggi per l'appunto abbiamo approvato questa Agenda Italia 2015 con le iniziative, le 60 azioni che tengono insieme tutto il territorio nazionale e tutti gli stakeholders su questi grandi temi, perché Expo 2015 non è solo Milano, non è solo Lombardia, ma è tutta l'Italia e sarà un volano di crescita, sono convinto. Insomma, come vedete, io non mi nascondo le difficoltà che abbiamo, caro Francesco, non mi nascondo queste difficoltà, so che ci sono, ma so che per superarle dobbiamo essere determinati e avere le idee chiare, soprattutto cercare di applicare le cose che si stanno facendo, tenendo la barra dritta, perché sono convinto che questa è la strada giusta. Grazie e un saluto ancora a tutti voi. Grazie Enrico. Ti posso dire che noi non ci rassegniamo, ecco questo te lo posso assicurare qui dentro, noi non ci rassegniamo. Ecco. Vorrei adesso che il Presidente Prodi potesse interloquire, dire qualcosa, chiedere qualche cosa anche lui, grazie. Dove devo andare io? Ciao Enrico, oh, grazie del discorso che hai fatto, sono pienamente d'accordo su tutte le osservazioni. Mi chiedo però, proprio anche per la giornata di oggi, se i nostri interlocutori europei lo hanno capito. Cioè, voglio dire, l'Italia ha messo in ordine i conti in una situazione difficile, i costi del lavoro, lo hai detto tu stesso, sono stati contenuti, c'è un livello di precarietà che finisce con l'essere dannoso, quindi non solo il problema dei costi, ma a questo punto il problema della produttività, della manodopera, il problema dei passi davanti. E poi però viene adottato una politica europea in cui il denominatore, cioè il PIL, il prodotto interno lordo, finisce col calare o col crescere appena appena. Io spero molto che siamo all'inizio di una ripresa, però dai dati che ci vengono dati, sai, dopo essere calati del 7%, riprendere dello 0, non è sufficiente. Bisogna che questi nostri. Insomma, ma perché dobbiamo essere sempre sotto esami in un modo statico?
con una specie di formulario che ripete sempre le stesse cose, e non capire che c'è il momento della crisi in cui le regole devono essere cambiate. E in questo senso è chiaro che, figurati, tu sai quanto ho avuto esperienza di Commissione, quanto sono affezionato alla Commissione europea, ma non possono continuare a ripetere le stesse cose. E il dibattito salta fuori solo quando gli americani sgridano i tedeschi. Ma siamo arrivati a questo punto, no? Cioè, fino a che io ho ripetuto per mesi e mesi continuamente che la situazione del surplus tedesco era al di là di ogni immaginazione, che la vera Cina nel mondo è la Germania, tantissime cose. Sono arrivato anche al di là del mio stesso pensiero, perché tu sai quanto io stimo e studio profondamente il sistema tedesco. A questo punto il dibattito si apre solo perché finalmente gli americani li sgridano. Beh, dovremmo avere anche un po' di forza noi per sgridarli. E allora tu sai che io ritengo, e ce ne siamo, l'abbiamo discusso assieme molte volte, quindi non ti sorprendo, io ritengo che qui, se non ci mettiamo assieme con gli spagnoli, i francesi e altri, a presentare una piattaforma diversa, in cui si può per un attimo insistere sugli investimenti per la ripresa, in cui si dà la possibilità di mettere i conti in ordine correndo in avanti e non difendendoci e non andando indietro. Noi, la crisi durerà ancora chissà quanti anni se non cambiamo questo parametro. Ecco perché io penso che proprio la critica americana ci debba servire, anche perché loro ascoltano tutto, come sai, no? Quindi sanno tutto, e quindi io la ritengo una critica fondata. E allora questo è, secondo me, la prima cosa. La seconda cosa, anche questo sono problemi che mi ripeto, sono problemi che tu conosci già, che li penso profondamente. È inutile che noi facciamo nuove leggi, nuove disposizioni, se poi non vengono messi in atto dalla burocrazia nel modo rapido. Ho saputo 4 giorni fa, e mi veniva quasi da ridere per non piangere, che alcuni provvedimenti di liberalizzazione del mio primo governo, andiamo cioè nel 97, non mi ricordo più se sia prima di Cristo o dopo Cristo, tanto è passato il tempo, no? Alcuni di questi provvedimenti non hanno ancora avuto i decreti di attuazione, cioè sono ancora là. E non sono tornato stamattina da Washington, in una delle riunioni in cui c'erano degli operatori economici, il problema che ti portavano avanti, diceva, ma come su un grande investimento che toccava l'Italia, improvvisamente veniamo a sapere che ci sono ricorsi e ricorsi continui. Allora diceva, l'Italia da un lato deve farsi valere all'estero aiutandosi con coloro che hanno gli stessi nostri problemi, che purtroppo sono tanti in Europa, perché fossimo solo noi a soffrire, alla fine forse sarebbe anche meglio, mentre c'è la Spagna, la Francia crede di star meglio, non sta assolutamente meglio, e tanti altri paesi sono nelle stesse circostanze. Però ci sono anche dei problemi interni che dobbiamo affrontare con vigore, insomma. Hai accennato a un fatto positivo che anche io ho visto con molta attenzione, cioè un inizio di accorciamento della durata delle pratiche burocratiche. Qui però bisogna anche sulla giustizia amministrativa fare dei passi diversi, insomma, perché un po' la congiuntura internazionale ci ferma, un po' il fatto che l'Europa non ha preso le decisioni che ha preso Obama o che hanno preso i cinesi, perché fa anche ridere per non piangere il fatto che la crisi l'abbiano provocata gli americani e la subiamo noi, no? Perché loro hanno preso le decisioni anticrisi e noi non le abbiamo prese. Quindi da un lato c'è questo aspetto, dall'altro lato però bisogna che le nostre strutture decisionali decidano. Ecco, questo è quello
di cui noi abbiamo bisogno e il governo tuo lo vedo impegnato in questo e il problema è che c'è qualche momento in cui bisogna anche litigare, questo è il credo che sia la lezione da prendere. Poi, e finisco, veramente è importante che facciamo questo discorso ricordando una persona che neanche io ho conosciuto, penso sono venuto a Fabriano per la prima volta insieme a Vittorio che avevo appena conosciuto e al professor Grassini che è qui con noi, appena era morto, no? Quindi proprio non però in cui ha lasciato una lezione strana, cioè che anche partendo dal nulla con un grande ottimismo e con un senso di comunità si riescono a fare tante cose. Oggi non riuscirebbe più a farlo nel modo con cui l'ha fatto loro. Allora, oggi c'è bisogno di ricerca, di innovazione, di grandissimo gioco di squadra, di grandi capitali, ma c'è soprattutto bisogno di quello stesso ottimismo e di quella capacità che c'era allora. L'ottimismo però non lo si prende dai libri di scuola, lo si prende da una vittoria e allora cerchiamo di vincere insieme su qualcosa e il resto poi verrà da solo. Grazie. Io sottoscrivo dalla prima all'ultima parola le cose che hai detto, ti assicuro e vi assicuro, riprendo quello che ha detto Francesco Merloni prima, che noi non dobbiamo rassegnarci, perché io sono convinto che la strada è quella giusta, soprattutto ho toccato con mano in questi giorni, mi è capitato ieri che sono stato a Lipsia e sono stato proprio a parlare alla controparte della Merkel, con la quale la Merkel vuol fare la grande coalizione, controparte che avrà un ruolo molto importante. E ai tedeschi ho detto, guardate che avete voi sulle spalle il futuro dell'Europa, ma tutti ci siamo caricati il futuro dell'Europa. Noi abbiamo deciso di fare il nostro aggiustamento fiscale, l'abbiamo fatto, abbiamo messo a posto i nostri conti, i conti sono a posto senza chiedere un euro di prestito, allo stesso tempo non ci siamo sottratti ai nostri doveri di grande paese fondatore che ha doveri di solidarietà, abbiamo messo i soldi nel fondo salva stati in questi anni, quindi è una scelta collettiva che stiamo facendo e ieri ai tedeschi che mi ascoltavano ho detto però guardate che se continuate su questa strada voi continuerete un altro po' a essere forti, ma avrete attorno un deserto e se sarete forti da soli, immaginerete che questo essere forti da soli possa continuare a convivere con il deserto attorno a voi, vi indebolirete anche voi e sarà l'intera Europa a indebolirsi. E credo che questo messaggio che anche tu, Romano, hai appena detto, debba essere oggetto di una grande battaglia politica che dobbiamo fare assolutamente a testa alta. Io ho intenzione di farla fino in fondo, la farò fino in fondo per un'Europa della crescita. Termina con le elezioni di maggio la legislatura della sola austerità e noi vogliamo che con il semestre di presidenza italiano che comincia il 1 luglio cominci la legislatura della crescita in Europa. Per fare questo c'è bisogno di una linea diversa. Perché questa linea diversa sia credibile, bisogna che l'Italia sia credibile, quindi bisogna che l'Italia abbia i conti a posto, motivo per il quale io a tutti coloro che in queste settimane, in questi mesi mi dicono sfora il 3%, io ho sempre detto guardate bisogna avere i conti a posto perché noi abbiamo un debito pubblico alto ed è il motivo per il quale faremo degli interventi che faranno scendere il debito pubblico l'anno prossimo e ci consentiranno di essere più credibili. Ma c'è bisogno, mi permetto di aggiungere, anche di avere un paese ordinato, lo dicevi tu Romano, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del sistema politico, del sistema istituzionale, un paese ordinato, che non sia un paese che dà l'idea ogni giorno che può succedere un terremoto, perché io credo che anche questo alla fine faccia faticare tutti noi. Ecco perché riconfermo e nel salutarvi e nel
fare veramente, dare un abbraccio affettuoso a Francesco e a tutti voi, a fare gli un bocca al lupo, visto Romano accanto a te, il presidente delle Marche, che ormai è diventato una specie di Marco Polo marchigiano, anzi di Matteo Ricci marchigiano, perché è sempre impegnato in una dimensione di internazionalizzazione di una regione straordinariamente bella e straordinariamente internazionale, soprattutto l'abbiamo toccato con mano quando abbiamo portato il vertice Italia-Serbia ad Ancona, che è stato un grande successo. Tutte cose che mi portano a dire che ci sono tutte le condizioni, ma c'è una grande battaglia politica da fare in Europa e ovviamente c'è bisogno di un'Italia che sia ordinata per poterla fare. Quindi sulle linee che anche tu dicevi prima, io, per quanto mi riguarda, questa battaglia la voglio giocare fino in fondo perché penso che sia l'unica strada sulla quale l'Italia può alla fine rilanciarsi. Vi ringrazio e buon lavoro per questo pomeriggio. Grazie, grazie, grazie Enrico, grazie a tutti.